se volete vi potete avvicinare. Per cui la scheda di censimento dei librei all'interno dell'osservatorio di Brera arriva dal nostro archivio, quindi sono qua da visionare insieme. Grazie. Ne parleremo poi durante. Dov'è che si accende? Allora abbiamo messo. La prima, che non è molto facile da vedere perché si trovano tutte a Roma all'archivio centrale dello Stato, è la scheda con la quale gli ebrei venivano censiti. Quello che c'è scritto sopra per noi oggi è aberrante, apparterebbe a quelli che noi chiamiamo i dati sensibilissimi, dichiarare la propria religione, il proprio stato, il nome della propria madre. Oggi sarebbe, spero, impensabile. Il secondo è un documento, è un telegramma che dimostra l'urgenza che c'era nel censire gli ebrei. Il terzo invece è un articolo che si intitola Scienza, temperamento, razza, ed è uno dei tanti articoli che anche in ambito scientifico apparivano per giustificare la predominanza di una razza sull'altra. Sono documenti del 38, sono tutti e tre documenti della fine del 1938. Io non capisco dove sono. Pronto? Sì. Nel triennale c'è la mostra sul registro che è stato fatto nel comune di Milano della comunità ebraica. Sì, sì. Tu l'hai vista? No, non l'ho vista, volevo andarci. Sì, sì. Il registro, i nomi degli ebrai? Tutta la comunità ebraica di Milano. Ma fatta dalla comunità, no, o fatta nel 38? Nel 38, ah, sì, sì. Hanno scoperto questo registro. Sì, sì. Per sapere chi erano? Sì, tutta la parte c'era questo registro, ma solo sono venuto. Il dramma è questo. Sì, sì, ma è incredibile, perché poi sei legato al Milano Vertuglio. Certo. Il discorso. Hai fatto bene ad avvisarmi, perché posso dire dove vado stasera? No. Si è sentito anche questo? No, no, volevo solo vedere se andava.
Accendilo. Ci sono. Allora, io sono, lo dico, particolarmente agitata, raramente sono agitata, oggi lo sono più, perché questo è un argomento particolarmente importante, secondo me. Ho cercato tutto il giorno delle parole giuste da dire e non le ho trovate, perché secondo me in questo caso devo parlare i fatti, perché la cosa fondamentale è che in tutta questa storia non ci si dimentichi mai. E allora do direttamente la parola ad Agnese che illustrerà i fatti. E basta. Vi ringrazio tanto per essere venuti stasera a una conferenza del ciclo delle conferenze dell'Osservatorio che non è strettamente scientifica ma è dedicato a uno dei periodi più bui della nostra storia recente. La domanda che è il titolo della nostra conferenza, Sotto lo stesso cielo, ha una risposta nel 1938 e fino al 1945, naturalmente no. Il cielo non era uguale per tutti. Prima di cominciare però vorrei leggere il messaggio che mi ha mandato la senatrice Segre, che avrebbe dovuto essere qui con noi stasera, e che mi dice: cara amica, purtroppo non potrò essere con voi per un imprevisto dovuto a un mio errore. Verrò volentieri in altra occasione, non so come scusarmi, vogliatemi bene ugualmente. Allora, noi tutti siamo spiacenti che la senatrice non sia qui, e sicuramente andremo avanti a volerle bene, le assicuriamo la nostra stima e il nostro affetto per la sua testimonianza di testimone vivente della Shoah, una delle pochissime persone che sono rimaste per ragioni anagrafiche. Io invece chiedo a voi di volermi bene perché sono io a occupare indegnamente il posto che lei ha lasciato libero, quindi ascoltatemi anche se non ho la sua influenza e soprattutto, forse per fortuna, i suoi ricordi. Allora, la nostra storia inizia da una proposta fatta da Fabrizio Bonoli, che è coautore di questa relazione, quando gli è venuta l'idea di vedere se anche nell'astronomia le leggi razziali avessero colpito, come hanno fatto in tante altre scienze, nella fisica, nella medicina, nella matematica, nella psicanalisi, che sono state letteralmente decimate dalle leggi razziali. Ricordo solamente i nomi di Enrico Fermi e di Rita Levi-Montalcini. E effettivamente, quando abbiamo cominciato le nostre ricerche, i primi documenti sono usciti qui nell'archivio dell'Osservatorio Astronomico di Brera, che ospita anche l'archivio della Società Astronomica Italiana. Alcuni documenti li ho portati giù da vedere, e come sempre vedere i documenti significa immergersi, quasi toccare quegli anni, e danno un'impressione molto diversa da quella di un semplice racconto dei fatti. Ebbene, i documenti poi sono stati trovati anche in altri archivi degli osservatori italiani e ci hanno permesso, in occasione del Giorno della Memoria, il Giorno della Memoria è il 27 gennaio e coincide con il giorno nel quale nel 1945 è stato liberato il campo di sterminio di Auschwitz, e ci hanno permesso di dedicare una giornata intera a Bologna agli astronomi colpiti dalle leggi razziali. La mia voce che sentirete stasera, pertanto non è solo la mia, è quella di Fabrizio Bonoli e di Marina Zuccoli, che hanno studiato gli astronomi a Bologna, è quella di Alberto Sermoneta, il rabbino capo della comunità di Bologna, è quella di Micaela Procaccia, del Ministero per i Beni Culturali, della Direzione degli Archivi, ed è soprattutto quella di Angela Mangano, Luisa Schiavone, Valeria Zanini e Mauro Gargano, che nei vari osservatori astronomici hanno studiato le persone degli astronomi. E volevo anche ricordare che ricorderemo queste persone non per i loro meriti scientifici, ma per il loro aspetto umano,
per ciò che a loro è successo dopo il 1938. Gli osservatori, in Italia c'erano 12 osservatori nel 1938, erano il retaggio degli osservatori ottocenteschi, e le leggi razziali, gli astronomi erano pochissimi, erano circa 30, non siamo mai stati dei posti molto affollati. Ebbene, le leggi razziali, secondo i nostri studi, hanno colpito il 20% degli astronomi. Non è questione, sarebbe bastato ne avessero colpito uno, naturalmente. In realtà, con dei numeri così piccoli, il 20% rappresenta una percentuale consistente. Si tratta di scienziati, si tratta di astronomi, e dai nostri studi invece non risulta che abbiano colpito personale tecnico, le persone che negli osservatori, per esempio, maneggiavano i telescopi o si dedicavano ai calcoli, e neanche gli studenti, allo stato dei fatti. Una breve storia sulle leggi razziali. In realtà quelle che noi identifichiamo come le leggi razziali sono una lunga serie di provvedimenti che iniziano quasi in Italia, quasi in Germania, iniziano nel 1933, e indipendentemente in Italia iniziano nel 1934, dapprima con il censimento della religione professata dai podestà e con la rimozione non sistematica di quelli ebrei, proseguono negli anni, nel cosiddetto impero, quando vennero varate le leggi sul meticciato, ovvero non era possibile mescolare la razza degli occupanti con la razza degli occupati. E il vero e proprio inasprimento si ebbe proprio nel 1938, con una raffica incredibile di disposizioni. Voglio ricordare il manifesto degli scienziati razzisti, alla base ci sono 10 firme e ben presto arriveranno a essere più di 250, il censimento speciale nazionale degli ebrei, un provvedimento particolarmente disgustoso, il 2 settembre del 1938 iniziano le espulsioni dei bambini dalle scuole. Una delle cose più odiose, una delle cose che i testimoni ricordano come una delle più dolorose. Il 18 settembre, il famoso discorso di Mussolini a Trieste, dopo il quale le leggi vennero approvate dal Consiglio dei Ministri. Il 6 ottobre del 1938, la dichiarazione della razza. E da lì poi una serie veramente infinita di provvedimenti che di fatto esclusero gli ebrei dalla vita politica, dalla vita culturale, dalla vita sociale, dalla vita civile, direi, in ogni senso. Volevo leggere un pezzo che ci dà idea di quello che successe agli ebrei. Venivano continuamente emanate leggi antisemitiche che limitavano la nostra libertà. Gli ebrei devono portare la stella di Davide, devono consegnare le biciclette, non possono prendere il tram, non possono andare in auto, nemmeno di privati. Gli ebrei non possono uscire dalle 20 alle 6 della mattina e devono andare solo da parrucchieri ebrei. Gli ebrei non possono frequentare teatri, cinema e altri luoghi di divertimento, non possono andare in piscina, né a tennis, né a hockey, né in nessun altro campo sportivo, non possono andare in barca, non possono trattenersi nel proprio giardino né in quello di conoscenti dopo le 8 di sera. Gli ebrei non possono andare a casa di non ebrei. Gli ebrei devono frequentare scuole ebraiche e così via. E la nostra vita continuava senza poter fare ora questo, ora quello. Chi scrive queste parole è Anna Frank. Era una bambina di 10 anni. Poco dopo la sua scuola venne occupata. 130 bambini furono deportati e soltanto pochissimi, lei no, ne uscirono vivi. Il culmine di questa serie di provvedimenti è il Regio Decreto 1728 del 17 novembre. Mancano 4 giorni e poi sono 80 anni pieni da questo iniquo provvedimento. E che è conosciuto come le leggi razziali, vennero firmate dal re nella tenuta di San Rossore
e di fatto diventarono legge per il nostro paese. A questa, al Regio Decreto si aggiunse una serie impressionante di circolari attuative, ancora una volta volte a stanare gli ebrei ovunque si fossero. Il documento che vedete di fianco al testo ufficiale è la circolare attuativa per identificare gli ebrei all'interno della Società Italiana per la Protezione degli Animali. Riprendo dopo il discorso sull'impatto delle leggi. A queste circolari attuative erano allegate le schede di censimento. Ogni ebreo doveva dichiarare, a noi sembra assurdo, la propria razza, il proprio stato familiare, la religione professata, insieme al proprio domicilio, alla propria età e al proprio stato di famiglia. Quando si trattò di andare oltre, gli elenchi erano pronti e si sapeva dove andare a mirare. Quella che vedete qui in fotografia, ma lì in originale, è la scheda dalla quale prende inizio la nostra ricerca, perché è la scheda della Società Astronomica Italiana. Naturalmente gli archivi non ci dicono tutto. Gli archivi sono importantissimi, sono pieni zeppi di documenti che ci dicono come sono andate le cose, ma non ci dicono tutto. Per esempio, le affermazioni che noi troviamo sui documenti: dispensato dal servizio, sospeso dal servizio, liquidato dal ghetto, consegnato all'alleato germanico, trasferimento ad est. Sono affermazioni che nei documenti non trovano spiegazioni. Possono essere spiegati soltanto dalla voce dei testimoni, dalle persone che questi avvenimenti li hanno realmente vissuti. Le carte a questo punto non parlano più, ed è per questo che la storia dello sterminio è un intreccio di documentazione, ma anche di fonti orali. A questo punto la senatrice Segre avrebbe davvero potuto raccontarci che cosa vuol dire essere cacciati da scuola, che cosa vuol dire essere trasferiti a est, che cosa vuol dire su un treno essere consegnati all'alleato germanico. Vabbè, torniamo ai documenti, e di fatto con le schede per il censimento degli ebrei, la sensazione che io ho avuto leggendo il seguito è come se una pialla, l'affare del falegname, l'oggetto che usa il falegname fosse passato sulla nostra società, una pialla dei diritti. Gli ebrei persero il diritto al lavoro, persero il diritto allo studio, persero il diritto allo stipendio, persero il diritto alla casa, il diritto alle aspirazioni legittime per sé e per la propria famiglia, persero il diritto a una vita in sicurezza. È la prima fase di questa storia ed è proprio quella che gli storici chiamano persecuzione dei diritti. In Italia, nell'Italia del Nord, dopo il 25 luglio e dopo l'8 settembre del 43, si passerà alla seconda fase, cioè alla persecuzione delle vite. I prodromi però sono tutti qui, sono tutti nell'applicazione ferrea delle leggi razziali. Cominciamo a parlare dei nostri astronomi. I nostri astronomi dovettero tutti compilare quella scheda che vedete lì, con conseguenze non felici per loro. E il primo astronomo di cui vorrei ricordare le vicende è Guido Horn d'Arturo. Guido Horn d'Arturo era, nel 38 naturalmente, era il direttore dell'Osservatorio Astronomico Universitario di Bologna. Lo vediamo in una fotografia da giovane, quella con i baffi. Lui era nato a Trieste, viveva in questa città, a Trieste, una città culturalmente vivissima. Volevo ricordare che andava a lezioni di inglese da James Joyce, era suddito austriaco, si laurea a Vienna con una tesi sulle comete e nel 1915 si arruola volontario per l'esercito italiano, quindi per il suo esercito era un disertore, cambia nome, il suo cognome Horn, riconoscibilissimo, viene mutato in D'Arturo, che era il nome di suo padre, e dopo la guerra riuscirà ad unirli.
Inizia subito la sua carriera di astronomo, una carriera che è comune a tutti i nostri scienziati. Lavora a Trieste, lavora a Catania, lavora a Torino e poi finalmente nel 21 a Bologna. Lo vediamo in una fotografia del 1936, 2 anni prima che le leggi razziali si abbattessero su di lui. La cosa che mi ha colpito tantissimo studiando questo argomento è che queste leggi si colpirono persone normali. Avrebbero potuto colpire me. Io ho sempre pensato questa cosa, soltanto se io fossi nata ebrea. Avrebbero potuto colpire chiunque di noi. E questa, secondo me, è la grande... È ciò che mi ha commosso di più studiando queste cose. Avrei potuto essere io al loro posto. Era all'apice della carriera scientifica Horn, perché era professore ordinario di astronomia all'Università di Bologna, l'università più antica del mondo. Aveva appena fondato nel 1936 una sede succursale a Loiano per poter osservare meglio il cielo. Stava lavorando a un progetto scientifico d'avanguardia, di cui parleremo dopo, lo specchio a tasselli. Era il direttore della prima ed unica rivista di astronomia divulgativa, cioè Cielum, l'aveva creata lui e la dirigeva lui. Aveva iniziato una prestigiosa serie di pubblicazioni all'osservatorio astronomico, aveva iniziato a riordinare la biblioteca e l'archivio storico, che ancora oggi noi conserviamo a Bologna grazie al suo lavoro. Ebbene, le leggi razziali lo colpiscono nel pieno davvero della sua carriera. Horn si nasconde, innanzitutto deve lasciare la casa, deve lasciare la cattedra a Francesco Zagar e l'abitazione d'ufficio, perché in osservatorio si lavorava anche di notte, quindi era normale avere la casa all'osservatorio, no? Perde la direzione della sua amatissima rivista ed è costretto a continui cambi di domicilio per non essere trovato. Dapprima a Bologna, presso amici, poi trova ospitalità nascosta a Faenza da Giovanni Battista Lacchini, che era un suo collega astronomo, e alla fine a Pesaro, dove vive nascosto fino al 45. Horn fortunatamente ci ha lasciato moltissime lettere, anche su questi anni. Non è facile trovarle. Io vorrei dare questa sera tanto spazio alle loro voci, perché secondo me parlano molto meglio della mia. Allora, alcune cose gli costarono particolarmente fatica. Una di queste fu lasciare l'osservatorio di Loiano. Ieri siamo nell'ottobre del 38. Ieri consegnai l'osservatorio al professor Dore, era il preside della facoltà di fisica. Da principio mi feci forza, ma quando l'automobile prese la via del ritorno e dai sabbioni si dileguò alla vista il colle dell'osservatorio e i due edifici che avevo veduto nascere dalle fondamenta, proruppi in un amarissimo pianto che non riuscii a frenare per tutto il tragitto, a nulla valendo i banali conforti dei miei due compagni. Al professor Dore, che mi confortava, dissi che egli vedeva piangere uno solo, ma che tutto un popolo ingiustamente piangeva. Questo, se vogliamo, è un aspetto professionale, ma queste persone non dobbiamo dimenticare che vennero colpite anche nei loro più intimi affetti. Ed è ancora una lettera di Horn che ci parla. Mia cara Olga, allora voglio ringraziare moltissimo per questa lettera Caterina Quareni. Caterina Quareni è la bibliotecaria del Museo Ebraico di Bologna, presso il quale è in corso il censimento della corrispondenza di Guido Horn d'Arturo e la sua classificazione, con un particolare interesse alle lettere che parlano degli argomenti legati al suo essere ebreo. Mia cara Olga, con grande piacere ricevo la tua lettera e apprendo che tu stai bene e hai molte aspettative per il futuro.
Ora ti devo raccontare qualcosa che ti dispiacerà, ma è meglio che tu lo sappia da me piuttosto che da altri. Io sono ebreo e come tale verrò rimosso dal mio posto. Io non mi rammarico del mio destino perché ci sono molti altri per i quali fuori dall'Italia è peggio. Sono d'altra parte felice che questa brutta notizia chiarisca alcuni momenti bui della nostra indimenticabile relazione. Ora capisci perché, quando si accennava al matrimonio, io mi sia sempre rifiutato di prendere una decisione, nonostante ti amassi caldamente e tu lo potessi sognare. Lo stesso a Berlino, quando ti facesti avanti, così naturalmente per vivere con me, solo che tra noi c'era sempre lo spettro della superstizione. Non potrei dimenticare che tu, durante le più dolci carezze, mi dicesti cose terribili sugli ebrei. Non che mi avesse sorpreso, perché questa è una cosa legata all'educazione e all'ambiente in cui avete vissuto, ma io sapevo che l'odio era in te così radicato che la rivelazione della verità ti avrebbe portato alle lacrime e io non volevo perderti. Il nostro sentimento non è stato facile né poco durevole, se dopo 31 anni dura ancora, e sarebbe un peccato se fosse stato rovinato da un pregiudizio medievale. La prossima volta ti scriverò più a lungo. Il tuo è sempre lo stesso. Sono lettere per i nostri occhi molto difficili da commentare e anche da accettare. E quello che vedete è un altro pezzo di una bellissima lettera, una delle ultime lettere che Horn scrive a Olga, e poi dopo il 38 non si scriveranno più. Nel 1945 Horn venne reintegrato nel suo ruolo, ma dovette subire fu coinvolto in un pateracchio che riguardò moltissimi ebrei che erano stati cacciati, perché dovette condividere la cattedra, cioè le autorità non decisero a favore dell'astronomo ebreo rimosso o a favore dell'astronomo non ebreo che ne aveva preso il posto, ma inventarono questo assurdo stratagemma della doppia cattedra con il quale Horn d'Arturo fu costretto a convivere suo malgrado. Fu costretto a convivere fino al 48, quando Francesco Zagar, che era il suo contraltare, vinse la direzione dell'osservatorio di Brera, quindi venne a Milano, lasciò libera completamente la cattedra di Bologna e Horn ne tornò in possesso. Di fatto però perse 7 anni di lavoro scientifico. E c'è un ultimo affronto che ancora oggi noi possiamo vedere fatto a questo nostri, io li chiamerei senza difficoltà colleghi ebrei. Se noi andiamo alla Biblioteca Universitaria di Bologna e ancora oggi scorriamo lo schedario a schedine, no? Noi siamo abituati in molte biblioteche a utilizzare uno schedario elettronico, ma esiste ancora lo schedario con i cassetti di legno. Ebbene, sia sullo schedario, sulle schedine nello schedario, ma anche sui libri, sul frontespizio, nelle prime pagine, in tutti i libri di Guido Horn d'Arturo, così come in tutti i libri degli altri autori ebrei, compare questa sigla, LibSG, che sta per libro sgradito, apposta negli anni dal 38 a quelli immediatamente successivi con uno zelo implacabile, a dimostrare che quello era un libro sgradito perché era un libro di un autore ebreo. E questa testimonianza non si cancella più. Se noi chiediamo questo libro in prestito alla biblioteca, ci viene dato questa copia del libro. E questo affronto non è un affronto vitale, per carità, ma è una forma sottile di discriminazione, una forma cattiva di discriminazione che noi oggi possiamo vedere e naturalmente giudicare con i nostri occhi. Horn è stato un grandissimo scienziato, è stato colui che per la prima volta, qui noi lo vediamo, non è un caso questa immagine, non... noi lo vediamo sdraiato su questo che in realtà è uno specchio a tasselli. Horn fu il primo a inventare, mi viene da dire, una nuova tecnologia osservativa in base alla quale non era più necessario per l'osservazione costruire un grosso specchio,
che presentava difficoltà molto difficili per la sua realizzazione, per il suo mantenimento, per la sua illuminatura, ma a pensare proprio a quello che ancora oggi vengono chiamati multi-mirror telescope, cioè specchi con tanti tasselli che avevano molte meno difficoltà costruttive e che avevano le stesse prestazioni. E a questo proposito voglio ricordare un avvenimento degli ultimi giorni, cioè di domenica scorsa. È un avvenimento al quale molti di noi c'erano, molti colleghi astronomi c'erano, io c'ero. Un progetto scientifico che tra l'altro vede proprio uno dei principali promotori tra i colleghi dell'Osservatorio Astronomico di Brenner, che si chiama Cherenkov Array Telescope, ed è una nuova struttura osservativa che prevede numerosi telescopi sia alle Canarie sia in Cile. Il primo di questi è stato installato ed inaugurato sull'Etna domenica scorsa, che sono stati costruiti e che verranno costruiti proprio con il sistema proposto da Guido Horn d'Arturo, e questo telescopio, che è il primo di una lunga serie, è stato proprio dedicato a lui. È stata una cerimonia estremamente commovente, c'erano i suoi eredi ed è stato secondo me molto significativo che sia arrivata 80 anni dopo la sua cacciata dall'osservatorio di Bologna. Voglio ricordare un altro bolognese, un allievo di Horn, un amico di Horn, Luigi Iacchia. Luigi Iacchia lavorava anche lui all'osservatorio a Bologna, era un giovane studente, muoveva i suoi primi passi nella carriera astronomica, e anche per lui, alla fine del 38, arrivò la famosa dispensa dal servizio. Dispensa dal servizio voleva dire non avere più niente. Iacchia abitava a Bologna, aveva il suo lavoro, aveva una madre anziana, e la situazione è così complicata che lo porta a scrivere al rettore dell'università: la situazione si presenta per me senza alcuna via di uscita. Non sapeva che cosa fare, non sapeva dove parare. In realtà per lui una via d'uscita si presentò. Si presentò con questa associazione, con questo, in realtà era un comitato, che si chiama Emergency Committee for Displaced Scholars. È un comitato che nacque nel 1933 a New York con lo scopo di aiutare gli scienziati che in Germania non condividevano la politica nazista, ma che dopo le persecuzioni, quando le persecuzioni si acuirono, arrivò a comprendere anche tutti gli altri ebrei che venivano colpiti in Europa e in Italia. Il documento, che è conservato all'archivio dell'Osservatorio Astrofisico di Arcetri, è una lettera di Harlow Shapley. Harlow Shapley era uno dei più famosi astronomi americani di quegli anni, il quale chiede notizie su Iacchia al direttore dell'Osservatorio di Arcetri. Com'è quest'uomo? È in grado di lavorare in gruppo? È affidabile? Possiamo contare su di lui? È degno di avere un grant, cioè una borsa che gli permettesse di vivere? Evidentemente la risposta di Iametti deve essere stata positiva, e aprì la via d'uscita a Iacchia e a sua mamma, perché dopo un breve soggiorno a Londra scapparono in America, scapparono allo Smithsonian Observatory, dove Iacchia lavorò fino alla fine della sua vita scientifica. Era un poliglotta, conosceva 12 lingue, mise il suo lavoro non soltanto al servizio della scienza astronomica, ma anche al servizio degli alleati, al servizio delle trasmissioni radiofoniche, e andò in pensione, non tornò più in Italia fino al 1980, quando andò in pensione, se non una volta all'anno, per andare a trovare i suoi parenti e soprattutto a trovare Horn, fino a quando rimase vivo, e probabilmente a ricordare forse la sorte felice, tutto sommato, che entrambi avevano avuto in un periodo cupo di disperazione. Il nipote ci ha raccontato che l'unico documento che Iacchia conserva della sua vita scientifica italiana è il documento con la cacciata
dall'Università di Bologna. Per trovare un altro astronomo dobbiamo andare al sud, dobbiamo andare a Catania e parlare di Azeglio Bemporad. Azeglio Bemporad è l'altro direttore degli osservatori, il primo era Guido Horn, colpito dalle leggi razziali. Qui lo vediamo in una foto felice, pochi minuti prima che la tempesta si abbattesse con i suoi bambini e con sua moglie. La sua era stata una carriera comune a molti astronomi, era una carriera un po' da girovaghi, dovevano fare un po' di tirocinio prima di trovare un posto fisso. Lui comincia a Catania come astronomo, va a dirigere l'osservatorio di Capodimonte dal 1912 al 1933 e poi riesce a tornare nella sua città come direttore. Aveva la cattedra di astronomia e geodesia all'università, in molti luoghi queste erano legate, e soprattutto era impegnato in un grande progetto di ricerca internazionale che coinvolgeva moltissimi osservatori d'Europa, che era il progetto che è noto come la Carte du Ciel. Era un progetto che prevedeva che diversi osservatori mappassero tutto il cielo, cioè notte per notte facessero le fotografie e misurassero le posizioni delle stelle con l'idea poi di fare un atlante, una carta del cielo. Lui dirigeva questa operazione, Catania era, diciamo, l'osservatorio principe in Italia e lui era il direttore. Grazie a questo aveva vinto anche il premio dell'Accademia dei Lincei per l'astronomia, insomma anche lui aveva un curriculum di tutto rispetto. E in più era un instancabile fascista. Quindi lui aveva pienamente aderito al regime. Qui vediamo la rotonda del telescopio equatoriale di Catania, dove lui tutti i sabati aderiva con entusiasmo ai sabati fascisti, faceva andare i bambini, i ragazzi e anche le persone normali per fare loro lezioni di astronomia, aveva addirittura installato in una cupola che era strettamente professionale un diorama astronomico che permettesse di comprendere meno, cioè, tutte le illustrazioni, così come le potevano avere loro, che permettesse di avere una visione più amatoriale, se vogliamo, del cielo. Ebbene, nonostante questo, nel 1938 le leggi lo allontanarono dal suo posto di lavoro. So che mi ripeto, lo so, ma l'altra cosa che colpisce è proprio che queste leggi furono una pialla. Accadde a tutti la stessa cosa. Non c'era differenza su chi erano le persone, su che curriculum avevano, su che ruolo rivestivano. Bastava essere ebrei. La storia è drammaticamente uguale per tutti. E l'accanimento continuò anche nel 1939, continuò anche l'anno dopo, perché probabilmente Bemporad non aveva smesso il suo lavoro scientifico al lavoro della Carte du Ciel. E quindi avevano uno zelo impressionante coloro che applicavano le leggi razziali. E quindi nel 1939, l'11 febbraio del 1939, viene scritto ancora all'osservatorio per fare in modo che Bemporad lasci l'alloggio e lasci la direzione della Carte du Ciel a un altro astronomo, Favaro. Voglio ricollegarmi un attimo alla storia di Horn, perché c'è un altro aspetto drammatico. Tutte queste persone erano intensamente legate al loro lavoro, lo amavano profondamente. Pensate che Horn, quando gli viene comunicato che lui deve lasciare casa, direzione, cioè non può più abitare in osservatorio, tra l'altro è molto commovente perché l'osservatorio astronomico di Bologna conserva ancora questi luoghi, c'è ancora la sua scrivania, è rimasto uguale, è rimasto tutto uguale, è sconcertante vederlo. Ebbene, Horn dice e chiede al rettore dell'università di poter andare lo stesso di nascosto, di notte, passando dalla porta di dietro e a sue spese, e la risposta è no, non gli resta che andarsene, non gli resta che lasciare tutto. E la stessa cosa capita a Bemporad. Anche Bemporad si darà alla macchia, quasi mi viene da dire. Lui andrà
a vivere in un paesino sull'Etna, alle pendici dell'Etna. Nel 1943 sua moglie muore. Muore pochi giorni prima che gli alleati sbarchino in Sicilia. Gli alleati sbarcano a luglio in Sicilia. L'università di Catania è la prima a essere riaperta dopo la guerra. Noi al nord eravamo ancora occupati avevamo ancora l'occupazione tedesca, ma Azeglio, molto sofferente, non riprenderà mai più il suo posto all'osservatorio di Catania, che pure gli era stato offerto, e morirà l'11 febbraio del 1945, e questa è la lapide con la quale viene ricordato dai suoi colleghi dell'osservatorio di Catania. Erano tutte persone molto amate, hanno lasciato una grande eredità di affetti, tutte. E c'è anche un cugino di Azeglio, Giulio, anche lui ebreo, astronomo all'osservatorio di Torino, anche lui colpito dalle leggi razziali. Lui era stato prima a Carloforte, poi a Capodimonte e poi a Pino Torinese, dove c'è appunto la sede torinese dell'osservatorio. Il 14 di dicembre per lui arriva l'espulsione. Se ne deve andare. Naturalmente il direttore dell'osservatorio deve essere garante che lui se ne vada, e sentite che cosa scrive in una lettera al ministero, nella quale probabilmente gli veniva chiesto di verificare se Giulio era andato via. Scusate, io vedo proprio pochissimo, quindi... Allora, dice, sì, io comunicherò all'interessato la lettera che lo riguarda, però in futuro rivolgetevi direttamente all'interessato stesso, dottor Giulio Bempora, da Torino, via Massena 94, col quale, in seguito al suo contegno nei miei riguardi, abbiamo scoperto che cos'era questo contegno nei suoi riguardi, nei riguardi del direttore. Chi scrive è Luigi Volta, direttore dell'osservatorio. Il contegno era semplicemente che lui si era profondamente lamentato di essere cacciato via, non era nient'altro, quindi con il quale in seguito al suo contegno nei miei riguardi desidero non avere più rapporti, nemmeno d'ufficio se possibile. Del resto, infatti, il Bemporad non appartiene più a questo istituto. Erano passati pochi giorni. L'altra cosa che mi ha colpito in questa storia degli astronomi ebrei è la fretta. La fretta mostruosa di arrivare a una conclusione. Per Giulio si aprì una strada nuova e inaspettata. Già dagli anni 30 erano nate in Italia alcune associazioni di ebrei. Una era il Comasebit, e poi il suo posto venne preso dalla Delasem, che avevano essenzialmente all'inizio lo scopo di permettere, quando la situazione non era ancora drammaticamente tragica, di permettere agli ebrei di poter espatriare. In primo luogo di andare negli Stati Uniti, fino a quando questa nazione non strinse le frontiere, e poi di andare in Palestina. Ma quando la situazione cominciò a inasprirsi, ebbero uno scopo molto molto più pratico: trovare a queste persone un lavoro che permettesse loro in qualche modo di sostenersi, di sopravvivere in Italia o all'estero, procurare dei vestiti, procurare le scarpe, procurare le medicine, assisterle in tutte le necessità che queste persone potevano avere nella loro vita quotidiana, sempre naturalmente con lo scopo di permettere loro di andare via, fino a quando questo fu possibile. Ricordiamoci che siamo a Torino, che siamo in Piemonte, dove ci furono alcuni dei più feroci rastrellamenti a partire dal 1943. E Giulio Bemporad venne nominato delegato per Torino. Quindi sparì dall'osservatorio, sparì completamente dalla scena astronomica, ma Luisa Schiavone, che è la collega dell'osservatorio di Torino, ha trovato le sue tracce inaspettate. Noi pensavamo che fosse un omonimo, invece in tutti gli archivi che sono rimasti delle comunità ebraiche, dalle quali
si ricava che fu una persona molto amata, che si dette molto da fare per i suoi, per i suoi compagni, e quando morì sono stati conservati ancora una volta dei telegrammi che lo ricordano per tutto questo suo aspetto di grandissima umanità. Quanto ho? Volevamo ricordare, anche se non furono strettamente astronomi, perché furono uno un matematico e l'altro un fisico, le figure di Tullio Levi Civita e di Bruno Rossi. Appartengono, come vedete dalle date di nascita, a due generazioni diverse. Tullio Levi Civita muore nel 1941 a Padova, malato, solo, perché non era possibile per gli ebrei avere degli infermieri che lo curassero. Diversa è la sorte di Bruno Rossi, invece. Bruno Rossi scappa in America, riesce a scappare in America, e le sue ricerche furono fondamentali per molti ambiti dell'astronomia. In realtà la figura di Bruno Rossi la voglio ricordare per un altro argomento, dal mio punto di vista altrettanto scioccante. La corsa alle cattedre. Era nell'aria, a partire dall'ottobre del 38, che questi professori ebrei sarebbero stati cacciati, sarebbero stati allontanati. In tutto il paese ormai l'antisemitismo era diventato normale. Era normale che queste persone non rimanessero più nel posto in cui erano. E si scatenò anche nell'ambito dei fisici la corsa alle cattedre che questi uomini lasciavano libere, dovevano lasciare libere. Ancora una volta è la tempestività che ci ha stupito. Il 10 di ottobre arriva Bruno Rossi, che si trovava a Padova, dove aveva appena fatto rinascere l'Istituto di Fisica, la dispensa dal servizio a partire dal 16 di ottobre. Ebbene, il 12 di ottobre, cioè nei pochi giorni che ci sono tra la lettera ufficiale e la data in cui avrebbe dovuto andare via, c'è una lettera di Ugo Amaldi. Ugo Amaldi è stato uno dei più grandi fisici del Novecento, il quale raccomanda al direttore dell'osservatorio di Padova, che aveva un ruolo nella distribuzione delle cattedre, raccomanda la figura di Gilberto Bernardini. La questione ebraica, cioè il fatto che un altro astronomo, per lasciare il posto a Bernardini, venisse estromesso dal suo ruolo, viene liquidata semplicemente con le parole che vedete scritte lì sopra: mi permetto di intervenire in una questione sotto molti aspetti grave e delicata, e le leggi razziali sono liquidate così. Di fatto Bernardini prese poi il posto di un altro collega ebreo a Bologna, e il posto di Rossi e Padova venne preso da un'altra persona che non era Bernardini. Comunque ci fu veramente una corsa a questi posti, una corsa che ultimamente molti hanno cercato di giustificare dicendo è meglio metterci uno bravo che uno cattivo, ma che in realtà dal mio punto di vista non ha nessuna giustificazione, insomma, non è giustificabile. Torniamo a parlare dei nostri soci della Società Astronomica Italiana e del lavoro che è stato fatto grazie ai documenti dell'archivio di Brera. Ebbene, tutti furono riconosciuti come ebrei, anche chi non aveva compilato la scheda, grazie a un meraviglioso lavoro di delazione del presidente della Società Astronomica, che per non arrivare in ritardo pensò bene di comunicare lui stesso i nomi dei soci ebrei a Roma. I soci ebrei che erano Vito Volterra, che è stato uno dei fondatori della Società Astronomica Italiana. Vito Volterra è riconosciuto come era stato chiamato da George Ellery Hale, il signor scienza italiana. Era stato il fondatore e il primo presidente del CNR, era stato il fondatore dell'Unione Astronomica Internazionale, era stato uno dei il vicepresidente del Consiglio Internazionale delle Ricerche, era un senatore,
Nel 1931 era stato uno dei 12 professori universitari su 1200 che non aveva firmato il giuramento di fedeltà al fascismo. La sua strada ormai era segnata da tanto tempo. Ma le leggi razziali colpirono anche persone normali. La Società Astronomica Italiana non raccoglieva solo astronomi, raccoglieva anche degli astrofili, ovvero degli appassionati delle cose celesti, degli astrofili, diciamo così, di alto bordo. Tra gli altri colpì, voglio ricordare le vicende di Raffaele Foà. Raffaele Foà era di Casale Monferrato, era un professore di scuola, un professore di liceo in pensione. Nel 1938 aveva 66 anni, esce di casa nell'aprile del 44, un bambino lo avvisa di non tornare perché i tedeschi avevano iniziato i rastrellamenti che portarono tutti ad Auschwitz. Lui scappa, attraversa il Po e trova rifugio in casa di un prete cattolico che si chiama Don Giuseppe Bianco, che in quegli anni dava ospitalità agli ebrei, e abbiamo trovato un suo scritto che mi piace tantissimo perché ci farà vedere come l'astronomia deve essere stata veramente di conforto in un periodo difficile. Quando a casa del prete arrivava qualcuno, i suoi ospiti venivano portati nell'orto e nascosti sotto delle fascine, in modo che nessuno, delle fascine di legno, no? In modo che, come delle rane, scrivono, in modo che nessuno sapesse che erano lì. Sentite cosa scrive Raffaele. Vi furono giorni nei quali dovevo lasciare la stanza nascondendomi nel folto delle piante dietro la casa. Dalla finestra potevo vedere nella notte le stelle e mirare il loro moto e il moto di qualche pianeta lungo la fascia dello zodiaco. Una sera si era d'accordo di uscire per contemplare il cielo stellato, così bello in aperta campagna, ma l'arrivo di altre persone in casa non lo permisero. Quando penso ai colloqui con Don Giuseppe, mi torna in mente quello di Nicodemo con Gesù, narrato da San Giovanni, colloqui intimi e notturni come erano precisamente i nostri. E poi finalmente, anche per noi, arrivò il 25 aprile del 45, arrivò la liberazione, le cose cambiarono. E venne nominato presidente della Società Astronomica Italiana Giorgio Betti, il quale scrisse, naturalmente, che era doveroso ricordare nelle memorie della Società Astronomica Italiana, che era la rivista ufficiale della società, le figure di tutti gli astronomi che erano stati colpiti dalle leggi razziali, molti dei quali nel frattempo erano morti. Ebbene, sulle memorie, i necrologi di queste persone apparvero, ci sono tutti, ma non viene fatto nessun cenno, nessuna parola al fatto che furono colpiti dalle leggi razziali. Volevo concludere questa presentazione, la presentazione del nostro studio, prendendo spunto da questo documentario, Night Will Fall, La notte cadrà. È un documentario che è stato girato il 15 aprile del 45, quando venne liberato l'ultimo campo di sterminio, il campo di sterminio di Bergen-Belsen. È un documentario, dal mio punto di vista, sconcertante. È stato trasmesso qualche anno fa in occasione della giornata della memoria, ed è il campo di sterminio nel quale perse la vita pochi giorni prima della liberazione, a 15 anni, anche Anna Frank. È un documentario importante anche perché, come operatore di ripresa, collaborò anche Alfred Hitchcock, che rimase per sempre segnato da questa esperienza. Ebbene, secondo il documentario, secondo gli autori di questo documentario, la notte cadrà quando il mondo dimenticherà ciò che le immagini sconcertanti impresse su quella pellicola mostrano e insegnano. Ebbene, io e tutte le persone che con me hanno lavorato a questo studio sugli astronomi ebrei vogliamo veramente sperare che la nostra ricerca storica sia il piccolo contributo della comunità astronomica italiana affinché la notte non possa mai più cadere. Io vi ringrazio tanto per avermi ascoltato.
Vi devo dire che mi ha commosso tantissimo lavorare su questa storia e tutte le volte che ne devo parlare mi commuove ancora. Domande? Allora, mi sentite ugualmente? Allora, per quanto riguarda l'idea di dedicare una parte del Museo degli Strumenti di Brera anche alle vicende degli astronomi colpiti dalle leggi razziali, è indubbiamente una parte alla quale si può pensare. Io devo essere molto sincera e devo dire che l'Osservatorio di Brera in questa storia degli astronomi ebrei non fa una bella figura. Innanzitutto, Francesco, naturalmente giudichiamo le cose con il nostro senno, con il senno del nostro periodo. Allora, il direttore dell'Osservatorio di Brera, che fu direttore dal 48 al 71, fu colui che usurpò la cattedra di Guido Horn d'Arturo. Il direttore che c'era nel 38 fu colui che con una meravigliosa opera di delazione denunciò, senza che questi restituissero la scheda, gli astronomi ebrei della società astronomica. Quindi naturalmente sarebbe interessante dedicare una piccola parte anche a tutti gli altri, alla storia in sé. Devo dire che il Museo Ebraico di Bologna ha dedicato una bellissima mostra che a me piacerebbe anche. È tutto successo il 10 novembre, cioè 2 giorni fa. Sarebbe bello portare anche a Milano, dedicata proprio alle vicende. È andata a Catania, andrà a Trieste, andrà a Roma e sicuramente verrà anche a Milano. Magari potremo farla venire a Milano quando inviteremo la senatrice Segre. Riguardo all'altra questione, non so che cosa rispondere perché certamente forse qualche cosa che emendi quella orribile scritta lì, tra l'altro non hanno neanche avuto il coraggio di scrivere libro sgradito, hanno scritto limbsg, non si sa perché, forse avrebbe un senso, ma io credo che abbia molto più un senso vedere le cose così come sono, tenerlo come una testimonianza orribile di quegli anni. È un po' come la censura sui libri antichi. Io ho dei libri del 400 nei quali ci sono le righe nere della censura, le idee di Copernico non potevano essere divulgate. Quelle righe nere parlano più di 1000 emendamenti, non so come chiamarli, emendazioni. È vero, questo è molto vero. Devo dire che a Bologna sono stati fatti molti studi su questi libri, quindi magari in ambiente bolognese questa cosa è più conosciuta di quanto non lo sia tra di noi. Comunque è vero, se quella sigla non viene spiegata, non viene capita, non può essere interpretata. Altre domande? Dubbi? Sulle perplessità e le angosce? Mi chiedeva Angela, che è una mia amica e collega dell'Osservatorio, ieri, se ci sono stati degli atti di
come dire, di aperta, come dicevi Angela, di aperto contrasto da parte dei colleghi nei confronti degli ebrei. Io non saprei come definire questa caccia alle cattedre, non saprei come definire queste lettere che i direttori dell'osservatorio mandavano, e forse lo sono. Certo, fortunatamente nessuno dei nostri astronomi ha mai avuto una sorte peggiore. E volevo ricordare che nel rastrellamento dal quale scampò Raffaele Foà, tutti furono portati ad Auschwitz. E mi sembra che due tornarono. Lui avrebbe potuto esserci. Posso aggiungere qualcosa a quello che ha detto Agnese, no? Cioè, per chi non mi conosce, io sono il coautore che c'era all'inizio questa avventura che abbiamo iniziato con lei e con gli altri colleghi, devo dire in maniera del tutto casuale, durante una cena a Torino con la Neve alcuni anni fa, ci ha portato a conoscenze di un ambiente, di una situazione. Rimettila prima. Che per molti di noi non riesco a capire perché ne vedo. Ah no, ma si vede. Passiamo su per la situazione, è inutile dire quante ce ne sono, ma una cosa che ci ha colpito in particolare, leggendo le vicende di Orr, che abbiamo potuto seguire più in dettaglio perché lui ha lasciato un archivio personale che la famiglia ha donato all'archivio storico del Dipartimento di Astronomia di Bologna alcuni anni fa, un archivio personale di migliaia di lettere. Sfortunatamente sono solo le lettere che lui scriveva, cioè sono in copia lettere delle lettere che scriveva e non abbiamo le lettere di risposta, ma questo è già sufficiente per capire una cosa che almeno a me e anche ad altri che abbiamo lavorato su questo, ci ha colpito particolarmente la capacità di adattamento di questa gente a una situazione che peggiorava di giorno in giorno e man mano che peggiorava aumentava la capacità di adattamento. Come ha ricordato Agnese prima, sia di Orr che di Bepard, abbiamo la testimonianza, ma certamente sarà successo anche per tanti altri, cioè vengono cacciati perché ebrei. Noi sappiamo come è andata a finire, loro non lo sapevano, non fosse qualcosa si poteva già immaginare, ma nonostante questo tentano comunque disperatamente, non so quanto consciamente o meno, di sopravvivere col peggiorare della situazione. All'inizio vengono semplicemente allontanati, sapete, i bambini vengono cacciati dalle scuole, ma ci sono le scuole ebraiche, poi vengono prese anche quelle, con la situazione peggiora ovviamente di giorno in giorno. Ma soprattutto nel primo anno, o quasi, per esempio Orr, come ha detto lei, dirigeva questa rivista Cielo, che è stata una rivista fondamentale per la diffusione della cultura astronomica in Italia, dirigeva questa rivista Cielo, ma quando naturalmente non può più farlo, perché viene dispensato dal servizio e quindi anche dalla direzione della sua rivista, perché la testata era di proprietà sua, cosa fa? Contatta degli amici per chiedergli di fare da prestanome. E in questa lettera gli scrive, guarda, dice, io non posso più dirigerlo, dice, però se tu ci metti il nome ufficialmente, non devi farne, non ti costa una lira, neanche di tempo, di fatica, faccio tutto io come prima, semplicemente tu ci metti il nome. Questo è un adattamento a una situazione che sta peggiorando e d'altra parte un tentativo di sopravvivenza nel fare le cose che si facevano prima, come cercare di andare a lavorare notte tempo o cose di questo genere. E questa è la cosa che a me ha colpito in particolare, cioè il fatto che all'inizio questa gente non ha ancora capito dove vanno a finire le cose. E dice, va bene, la situazione è cambiata, una forma potremmo dire oggi di apartheid, conoscendo altre situazioni del genere, proviamo ad adattarci. Volevo sapere, è in programma una pubblicazione delle lettere del dottor Orr dopo che saranno state catalogate in Bologna? Allora, la risposta che mi sento di dare è spero di sì, perché sono lettere molto belle.
Sulla figura di Horn stanno lavorando gli amici del Museo Ebraico di Bologna, ne hanno trascritte moltissime, di moltissime hanno fatto il riassunto, il regesto del loro contenuto, e certo sarebbe molto bello poterle leggere. Sono tantissime, sicuramente non tutte, ma questa del periodo ebraico attualmente non è in programma, ma io mi auguro che lo diventi, ed è possibile che lo diventi, perché la figura di Horn, soprattutto in ambito astronomico bolognese, è molto studiata e ancora una volta molto amata. Bene, io... un rapidissimo esempio a proposito di questioni personali che non c'entra quasi niente con l'astronomia, ma tanto per far capire il carattere di queste persone, anche quelle, ripeto, come nel caso di Horn, abbiamo la fortuna di avere un sacco di documenti. Horn era amico intimo, ma una forte amicizia con Giorgio Morandi, il pittore, che tutti conoscete. Erano tanto amici che tutti i giovedì pomeriggio il Morandi, dalla Pinacoteca e dall'Accademia di Belle Arti, andava alla Specola a giocare a scacchi con Ortaturo. La distanza è di 20 metri fra la Pinacoteca, tra l'Accademia che Morandi insegnava e la Specola. Come qui, Fabrizio? Come qui. Come qui, esattamente, praticamente la stessa distanza. E quindi si frequentavano, si davano del lei, però anche se facevano frequentemente del fine settimana delle gite a Venezia e altri posti. A un certo punto Horn d'Arturo, che con le sue genialità aveva inventato anche una lente da applicare a una camera fotografica per fare foto particolari, adesso non sto a entrare nel dettaglio perché vi annoierei, scrive a Giorgio Morandi, cioè gli scrive, sta dall'altra parte della strada, ma gli scrive una lettera molto breve in cui gli dice: guarda, avrei piacere che la prossima volta che viene lei si portasse dietro un pennellino molto sottile e della vernice molto nera, perché io ho bisogno di oscurare tutta questa lente tranne una piccolissima linea per poter fare delle osservazioni particolari, ma mi raccomando, la linea deve essere perfetta e sottile e tutto il resto completamente nero, così come è rimasto famoso Lodi Giotto, resterà famosa la linea sottile di Morandi. La seconda è, in tutta onestà, io cosa avrei fatto da un ebreo? Non lo so. E quindi con questa domanda che io ho dentro e non vi do risposta, vi auguro una buona serata, vi do appuntamento. E non volevo farla così direttamente, però è quello, il riferimento è cosa facciamo oggi. Sì, è una storia che si presta a molti spunti con il nostro tempo. Devo lasciarla lì. Brava. Sì, certo. Quando vai, ci svegliamo? Non lo so. Vabbè, vi voglio dare appuntamento quindi al 12 dicembre, che faremo l'ultima puntata di questo ciclo dei Cieli di Brera, parleremo di esopianeti e un espresso, un nuovo strumento per stanarli. Vi ringrazio davvero di essere stati qui questa sera e nulla, con un po' di tristezza ma anche un po' di calore ce ne torniamo a casa. Grazie. Com'è andato? Posso togliere questo? Aspetta, è venuto via. Da dove?